Francesca Valtorta, articolo tratto da Vero, che parla della bella e brava attrice romana, nata infatti a Roma il 24 giugno 1986 e attrice a tempo pieno ormai dal 2008 quando è stata ammessa al Centro Sperimentale di Arte Drammatica di Roma. Articolo di Tommaso Martinelli. Gennaio, uno dei volti di punta della fiction italiana, Francesca Valtorta. Attualmente la stiamo vedendo su Rai 1 nella serie TV Campione di Gradi A.S.C.O.L.T. Il Paradiso delle Signore, mentre, a breve, tornerà sul set di altre due seguitissime ktion, ovvero Squadra Antima 8 e Braccialetti Rossi 3. Insomma, questo, per la Francesca Valtorta, è un periodo di oro sul fronte professionale, che si riette anche su quello privato. Se lo scorso anno, infatti, l'attrice aveva spiazzato tutti raccontando di aver distrutto la casa del suo fidanzato dopo aver scoperto un tradimento, oggi le cose vanno decisamente meglio. Infatti, tornato il sereno, ora è in partenza con lui per un viaggio con destinazione Vietnam e Cambogia. Francesca, ti vediamo nel cast della Fiction 2 Paradiso delle Signore. LL mio è un ruolo piccolino, che entra in scena soltanto in alcune puntate, ma di cui vado molto era. La mia Valeria è una giovane imprenditrice, che entra nel grande magazzino per proporre la sua linea di cosmetici composta da rossetti a lunga durata, un prodotto innovativo per gli anni 50, e riuscirà nel suo intento. È una donna moderna, che si rapporta sullo stesso piano con gli uomini, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Ha un debole per un affascinante Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. Per questo motivo, non è proprio ben vista da tutti gli altri personaggi femminili. Francesca Valtorta, in che modo hai lavorato per costruire il tuo personaggio? Francesca Valtorta, attrice di Braccialetti Rossi. Costruirlo è stato molto divertente, in quanto Valeria è una donna appariscente. Ho fatto leva sulla mia fantasia, mi sono lasciata ispirare dallo stile e dalle movenze degli anni 50. È stato tutto naturale. Insomma, è stato molto più difficile calarsi nei panni di Rachele Ragno, personaggio di Squadra Antimca, nota della redazione. Inoltre, per essere Valeria ho fatto leva anche sul mio lato più femminile. Quello che oggi, purtroppo, molte donne hanno un po' perso, visto che il più delle volte preferiscono fare i maschiacci della situazione. La donna degli anni 50, al contrario di quella di oggi, cercava di valorizzare il modo di parlare e di atteggiarsi. Il Paradiso delle Signore, Squadra Antima e Braccialetti Rossi sono ktion di grande successo e in tutte e tre hai un ruolo chiave. Fino a qualche anno fa, non mi sarei mai immaginata di ottenere così tante soddisfazioni e per questo ringrazio Dio ogni giorno. Certo, ho la consapevolezza che tutto potrebbe venire da un momento all'altro, nonostante io stia seminando bene. Per questo resto con i piedi per terra. Nel lavoro dell'attrice nessuno ti regala niente. Fino a oggi sono stata molto fortunata e spero che le cose continuino ad andare in questo modo, però non nascondo che provo una forte preoccupazione nei confronti del futuro. Ogni volta che finisco di lavorare a un determinato progetto, devo sudare per ottenere il successivo. Nonostante tu abbia portato in scena diversi ruoli da protagonista, continui ad accettare anche personaggi minori. Per quale motivo, Francesca Valtorta? Anche se il ruolo che mi viene proposto non ha tanto spazio, accetto perché credo sia comunque importante far parte di progetti di elevata qualità. Se il personaggio che devo portare in scena ha uno spessore, ne vado fiera, indipendentemente dal numero di pose sul set. Conosco diversi colleghi che reutano i ruoli minori, non certo io. Anche perché collaborare con tante produzioni ti dà la possibilità di interpretare personaggi sempre differenti, conoscere tanti professionisti ed entrare nelle seconde famiglie che vengono a crearsi sui set. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Sto continuando a girare l'ottava stagione di Squadra Antima, mentre devo ancora cominciare a lavorare alla terza edizione di Braccialetti Rossi, dove il mio personaggio, Carola, avrà ancora più spazio. Il rapporto tra Carola e Chris, interpretata da Aurora Rufno, verrà approfondito. Spero, poi, che si concretizzino anche altre cose maggiori di Francesca Valtorta. Ti piacerebbe tornare?